Sette nuovi avversari. Credo che il Discover, ragazzi, non è di quello che l'OPPO ha in questo momento, perché altrimenti questo si attiverebbe negli ultimi secondi. L'HP è tra quelli che l'avversario ha avuto nel fight precedente. Non ne sono sicuro al 100%, ma dubito che sia in tempo reale, conoscendo anche il client Blizzard. Mi sembrerebbe troppo da gestire una cosa simile. Poi, oh, vedete, qua non aveva niente, quindi non abbiamo avuto la controprova. Però ci sai fare. Coppia. Tipo, questo aveva un elementale e ha battuto questo che aveva un vero spino. Quindi potrebbe avere anche venti mentali, io ci provo. Top. Top, du top. Mette l'1-1 davanti, si rischia di fare un danno in più se l'OPPO poi attacca questo qui. Si frizza l'accolito, è uno dei pezzi migliori da comprare, però non so se lo voglio frizzare. Nah. Buona battaglia. Tipo, se è sull'attacco qua si becca due danni in più. Posso. Anzi, comunque con così è un danno in più rispetto a che attaccare col 2-2 per primo. Triple. Mantieni la Questo è un vero pressione. spino. Va bene, qua siamo HP, T-Rap. Questo qui lo frizziamo. Jeff Curve. Jeff Curve. Dopo si T-Rappa. Si prende poi l'Imp. Si vende. Quando avremo 7 gold, prenderemo questo. Venderemo questo. Faremo HP e compriamo un altro pezzo. E discoveremo al 4. In questo caso è stato forte Hero Power perché abbiamo preso un vendimentale. In partita prima ci ha fatto rosicare e basta, però cioè, quando l'avversario aveva Nomi e Brand non li abbiamo presi. Dio, di Brand non sono sicuro al 100% che già ce l'avesse, però Hai buone possibilità di Nomi vincere. aveva fatto la tripla, quindi... Però ce l'aveva già. E vabbè, pensiamo a sto game. Lo faremo Redeemer. Abbiamo la tripla Early che potrebbe spostare se azzecchiamo un Vendetta e ci sono Tuoi tutti Vendetta servitori in sta hanno partita. appellato tutti. Allora, le probabilità che lui abbia già comprato il pezzo sono veramente molto molto piccole e basta. Io non farei HP qua, farei semplicemente tier up. Però, ora mettiamo in ordine giusto, mettiamo così. Questo eroe è una Tess mal riuscita. Secondo me è più forte di Tess. Non è il livello di Rafame, ma è più forte di Tess. Un mix tra Rafame e Tess. Però a volte è fortissimo. L'unica cosa attenta a gestire token e token generato è che a volte capita che poi ti perdi token tripla come un matto che eroe. Questo stream of consciousness di Kolas, interpretandolo, immagino lui intenda dire che se tu prendi il gatto a volte devi stare attento a vendere il token generato anziché il generatore. Cioè è meglio tenere a volte il token generato. Io penso che convenga sempre genere vendere il token generato. Bisognerebbe in realtà prima di fare questa scelta guardare che eroi ci sono nella lobby e se ci sono tipo Bran. Se c'è tipo Shudderwock, c'è Zampa, allora probabilmente ci sta a vendere il generatore, perché è probabile che quei eroi tengano i generati in campo. Ha preso Mitrax, sto turno qua. Illegale. Illegale sono 7 danni. Vabbè, 7 danni sì, eh. Questa era da beccare turno dopo, ragazzi. Vabbè. Come va là fuori? Fa piangere prendere la goccia. L'omino rosa ci può stare. Dopotutto se prende entrambi gli imp entra 5 d'attacco. Quindi sì. Ok, Pensami con la tua rabbia. bate. Le mie premonizioni si avverano sempre. Buono. Ok, ottimo. Adesso cerchiamo dei taunt che proteggono il Vate. Magari accoliti, ora sono tanta roba. Non dirlo agli altri, ma faccio il tifo per te. Oddio.
Addirittura due demoni, ragazzi. È il nostro compleanno. Addirittura un demone con Town. Cioè, una festa incredibile stasera. Vabbè. Non riesco a prendere tutti e due, però. Uno sì. Uno lo prendo al 100%, troppo forte. Bella scelta. Probabilmente vendo questo livello, gioco questi due. Lascio stare la coppia. This way. Allora sono 1, 2, 1, 3, 7, 8, se tutto va bene, 9, 10, 11, no. Due demoni se l'oppo è sufficientemente forte e non mi shotta al vate. Penso che adesso ragazzi andiamo dritti al 6 comunque. Sì ragazzi, ma il gameplay, se azzecchi il vate o tipo altri vendetta in sta partita ce n'erano tutti. Cioè ci stava il vate, ci stava l'elementale 4-5, il cannone e il 3-5, sì. Fortissimo, puoi livellare di continuo. Perché questi qui ti danno i migliori sono il cannone e il più scarso dei quattro. Mentre probabilmente il più forte dipende in realtà. Credo che la più forte sia la 3-5, ma è anche la più difficile da usare. Lui ha chiede il giusto setup, però noi avevamo già demoni, quindi è top. Please non shottarmelo. Ok. Sono troppo forti per l'op. Ne ammazzati solamente 7. Vabbè ragazzi, qua si va su facile. Si vende il 4-2, si gioca lui e si livella. Accolito. Allora non so se lo gioco questo. Accolito. Ma sì, cioè l'1-1 è più forte, però l'accolito, almeno così non perdiamo gold, è comunque un taunt, quindi ci sta. Prossimo turno ragazzi andiamo al 6, se non prendo 15 danni. Andiamo a cercare pipistrellone. In teoria si può stare anche al 5 a cercare Urzul. Matrone e switchare quegli 1-1 e 4-2 con le matrone. Però avendo il 5-4 che pompa l'attacco di tutti quei demoni. Stai andando bene. Oh shit, si perde. La tripla c'è. Oh, bei trade, oddio. Oh, c'è pure Urzul. Io sto facendo dei trade micidiali. Vinco anche il fight. Pazzesco. Urzul più tripla. È davvero una festa incredibile questa partita. Questo ha, vabbè, demoni. Cosa? Come demoni? What? Un servitore in meno, una moneta d'oro in più. Cadì. Demoni davvero? Mamma. Allora, chi facciamo saltare? Possiamo anche far saltare solo carceriere sto turno. Un 4-2. Leggendaria! Ciao turnone, siamo a 6. Speravo di poter prendere un bundle con il bingo per festeggiare la mia prima vittoria al bingo dove ho scammato una sub. Sempre in gamba e ciao Juve. Ciao YouTube, anche se non si sa perché la voce automatica ha detto ciao Juve. Comunque grazie mille. Che cazzo del sesto mese? Purtroppo non abbiamo potuto fare il bingo stasera. Così. Non abbiamo potuto fare il bingo perché Blizzard ha chiesto che i bundle venissero dati tramite il metodo che abbiamo fatto stasera. Quindi estrazione, cioè li mettiamo, neanche estrazione, li mettiamo a schermo e chi li prende si li tira. No, il controllo, vabbè, non ci sta, dai, non sta. Onesto, stavo sculando un po' troppo sto fight. Va bene così. La partita in generale di tutto questo fight. Becco un'isera, cioè beccare un'isera con i demoni, incredibile. Non so cosa stia facendo questa isera.
Draghi questo. Avrà Mitra, chissà che build ha questo qua. Adesso io ho questi qua, però ci sono due pezzi a 6, ma non penso di pigliarli. Non so neanche se più carcieri, secondo me non li amo. Sono demoni migliori. Questo Meglio si assodare piglia una vecchia sempre. anziché portarlo. Bella scelta, Urso. molto tattica. Nice. Altro cliente. Allora, potrei prendere la Selfless, ma è troppo presto, secondo me. Però potrei anche chiudere sul razziatore. Cioè, tipo, vendo lui, prendo razziatore e lo gioco. E per questo turno non gioco altro. Perché il 5 qua... In realtà il 5-4 fa schifo ora. Vabbè, questo lo salto. Un servitore in meno, una moneta d'oro in più. Ne prendo solo razziatore. Che brutto razziatore, però. Va bene, razziatore. Devo saltare 5-4, devo fare prendi divoratore sul 5-4, poi turno dopo. No, no. Ok, dai, va bene. Alla fine quel Mitrax era imbattibile. Ci sono anche andato fin troppo vicino. Anzi, prendi se avessi fatto il 3-3. Anche se il 5-4 ha fatto il suo, però prendi se avessi fatto il 3-3. Ce l'avrei fatta. Faccio saltare il Vate forse adesso. La battaglia infuria là fuori. 4 elemental. Oneste stats. Più forti di amore questo. Mech ci sono, vediamo se qualcuno lo sta facendo. Lui li sta facendo. Il punto che prendo Charga. Ma no, prendo Zap. Questa è roba forte. Meglio assoldare una recluta finché puoi farlo. Ok, siamo stravanterrimo. Wow, quell'Urdur ha killato esattamente perfetto il suo cannoniere. Tre morti. Mech. Allora, 5 me col Dekazap rimane. Salta l'11-9, faccio una sequenza di demoni per pompare un mino rosa e questo. Cerco le Selfless. Bestie non ci sono, quindi non posso collezionare le Mexne, quindi la partita sarà abbastanza straightforward. Potenzio i demoni e prego che basti. Allora, prima abbiamo affrontato il tizio qua, che quindi questo qua non è niente di che, non mi dà demoni, rollo. Spora può essere intrigante. Non contro di questo, ma poi contro gli altri, che sono tutti dra... Spora la piglio. Non è utile adesso, ma dopo sì. Potevo anche fare semplicemente HP, star buono. Vabbè. Sono 5 pezzi, in realtà non fa... Cioè, faccio comunque HP, davvero, sto buono. Perché mangio 1, 2, 3, 4, sì. Indifferente qua. Cioè, prendo un pezzo a caso. Praticamente come riprendere un gol per dopo. Visto che comunque lo shop aveva delle belle stats, ci stava a mangiare quello lì. Non ha Baron, quindi sto Zap in realtà è più una Le mascotte gambe delle che donne. altro. Io non potevo sapere che non avesse Baron. Se lo mandiamo a casa,
Meglio, perché è sempre bello eliminare la gente. Però qualcosa mi dice che si salva qua. Scherzavo. Non si salva mai nella vita. Invece se avesse killato questo si sarebbe salvato. Ma no. Leggendaria! Quando li mettiamo sti 10k su Sorare. Bella sco. Grazie del sesto mese. Mi devi fare un po' da consulente. Devo ancora decidere bene la squadra. Per mente di K. Allora, contro draghi, Zap va via. Quindi piglio questo. Controllo. Piglio questo. Oddio, un altro Urzul si piglia. Beh, di sicuro lo piglio perché è un demone. Però non so se scala meno di Annihilan. Direi di sì. Direi di sì. Oddio, allora. Katranatir va tenuto. In teoria devo fare tipo divoratore di anime. Questo qua è un 10. Urzul scala molto meglio. Quindi faccio divoratore qua e poi gioco Urzul tipo. Sì. Anche a me non piaceva. Eccoti una moneta d'oro per il distruttore. Assolda pure una di queste reclute. Non c'era questo. Non riuscivo a prendere più gold. Cazzo la sparettina e magari ammazza un suo drago enorme. In realtà in questo spot non serviva, però non lo potevamo sapere. Toglierà uno scudo. È a lui che serve una bella sporettina per ammazzarci Urzul. Vabbè, ci sentiamo su allora dopo. Morioka blu e basta, è finito il budget. Allora, fight finale. Fight finale. Facciamo saltare questo qua, penso. Tre elemental, basta. Un po' anche tre elemental. HP magari per scoutare. Posto. Quindi se ha le spore vuol dire che ho anche un Argus qua, è comodo. Selfless. Anche questo può essere intelligente. Bisogna capire se sono più grosso io o più grosso lui. Perché mettere accoito mi sembra esagerato, ho già questo. Argus è un conto, accoito, boh, puzza. Io venderei questo, pianterei carceriere, venderei carceriere e piazzerei selfless, tipo una cosa simile. Questo lo metto davanti però. Sì, quindi faccio così. Va via lui. Via questo. Pompa un po'. Non ho paura di nulla. Così tipo. Questa addirittura devo. No, devo mettere la spora prima di un mino rosa, credo. Oh, please, io prima. Nice. Solo che è comunque sopra lui se non si schianta su spora. Oddio. Ah, quasi. Se avessi attaccato spora qua ce la facevo. Allora. Dobbiamo rivedere un po' di cosine. Ho tripla di selfless. Il nuts. Sicuramente questo si mette. Zappatore. Reaper. Non serve a niente. Argus. I like it. Metto Argus su selfless e spora. Su mino rosa. Se voglio prendere questo 2-3. Ce la faccio a prendere quel 2-3 lì? No. Allora lo metto sulla mamma, mi sa. Il mio scudo. Anche a me non piaceva. Eccoti una moneta d'oro. Così tipo. Hai la vittoria in pugno. Sei in prima posizione. Allora, lui è stato bravo a mettere un altro taunt.
No, dai, oh. Ok, abbiamo vinto. Nice. E abbiamo fatto anche l'achievement. Prima vittoria con Scab. Bella picco, abbiamo il video per Scab, nuovo eroe. Video per YouTube.